Buongiorno ragazzi e ragazze, io e la Pupi siamo qui per girare un pezzettino di vlog. In realtà non credo che sarà un vlog lunghissimo, perché appunto vi volevo incastrare, questa mi mangia, mi dai bacini sui capelli, vi volevo incastrare appunto a questi regali che ho ricevuto e non mi andava di fare un video haul, quindi ve lo incastro in questo vlog, faccio una specie di vlog e poi vi mostro direttamente la mia valigia beauty. Ce la fai, amore? Guarda là, saluta le ragazze, neanche per idea. Non fare vedere il siderone. Cioè, io tutte le volte che vengo a fare skincare, facciamo così la skincare. Ok, ti sei piazzata comoda? Facciamo così la skincare, Pupi? Va bene? No, non sei convinta, vuole scendere. Vi dicevo che sono appena tornata dal lavoro, sono giornate un po' particolari, piatte, e lei si è sdraiata nel lavandino. Perché tra qualche giorno parto per ferie, quindi sapete, i giorni prima delle ferie sono sempre quelli più lunghi, più eterni. In realtà è giorno, ma ho abbassato tutto perché si vive solo con il condizionatore. Qua c'è la luce appunto del bagno, quindi benvenuti nel mio caos. Come vi stavo dicendo, vi faccio una specie di mini vlog un po' per incastrare i prodotti che vi voglio far vedere perché non riesco a fare un video haul e poi mostrarvi cosa ho preparato per la vacanza, soprattutto la valigia beauty, perché la valigia vestiti è molto basic, quella beauty invece è un po' più impegnativa. Allora, sono passata in farmacia, ma non sono tutti i prodotti della farmacia, eh. In realtà in farmacia sono passata per prendere un solare perché non mi andava di fare ordini. Io continuo a comprare roba per le vacanze come se dovessi andare ad abitare ai Caraibi per sempre, però vabbè, io ho due solari aperti, uno di Rilla Stile SPF 50, uno di Bioderma SPF 30, ma sono tutte e due a metà e sono a casa di Matte, quindi venerdì faccio un salto a Parma perché lì ho tutti i costumi, eccetera, facciamo la sua valigia lì perché qua non ho tanti suoi vestiti. Quindi venerdì sera parto, vado a Parma, stiamo lì una notte, prepariamo la sua valigia, mi prendo i miei costumi, li metto nella valigia, i miei pochi solari che sono rimasti lì e poi appunto di nuovi solari da aprire, ne ho uno che vedrete poi nel video seguente a questo, è lo spezzettone della valigia beauty e me ne serviva un altro per sicurezza. Quindi ho preso l'Iraq SPF 30, l'olio solare corpo setoso, alter protezione anti-età, luce blu e infrarossi. A me l'olio per il corpo come protezione solare piace tantissimo, erano in offerta, anche se devo dire che quest'anno comunque anche i solari sono aumentati perché mi ricordo che l'anno scorso, 2 anni fa, i solari anche da farmacia li trovavi a 12 euro super scontati in stagione alta, invece adesso li trovi a 17 euro. Quindi ecco, magari online si trovano un po' meno. Io sono andata nella farmacia fisica, ho preso della linea Sonissime e ho anche il balsamo, sapete, dopo sole chiamo. Ho preso questo e poi ho preso una mini taglia di detergente intimo che adoro. Tra l'altro questa dura tantissimo, quindi per 10 giorni va benissimo perché è un gel rinfrescante che io ho già utilizzato nel bidone da 500 ml, basta una punta e basta per lavarsi. Appunto ho preso il mio detergente intimo che adoro, della Uriage, Gin Fai 50 ml di prodotto, anche se non vado in aereo, andiamo in macchina. E là dove andiamo è casa mia, quindi cioè posso anche caricarmi come un mulo. E poi mi è andato qualche campioncino che salterà fuori, ma oggi il mio cliente mi ha portato un po' di prodotti perché la sua amica sta chiudendo la profumeria o comunque si trasferisce, aveva uno stock di prodotti. Infatti li porto un po' perché so che a te piacciono. Perché no? È di un marchio che io non conosco, però ci sono alcune cose che mi sembrano davvero delle chicche. Sono andata su internet a spulciare, sono anche prodotti che costano, quindi sono super contenta. Allora, mi ha portato del marchio Jafra, non so se voi lo conoscete, io non lo conosco, lo spray districante illuminante per i capelli, appunto.
Allora, spray districante e lucidante sono, dice, 18 mesi di PAO, 125 ml di prodotto, e potete vedere anche sul sito giafra.com. E poi dentro c'erano dei prodotti per il corpo. Allora, intanto, sempre per quanto riguarda i solari, visto che io ho già un dopo sole, ma questo lo proverò. Cooling After Sun, sempre del marchio Jafra. Sono 250 ml, e poi la protezione solare SPF 50 colorata da 50 ml, l'ho già swatchata, ed è una protezione solare bianca con dentro dei pigmenti che si attivano quando lo massaggiate, quindi prende il colore della vostra pelle. Dice oil free, sulla mano era veramente confortevole, veramente piacevole. Poi per il corpo c'è crema corpo ad azione globale rimodellante di Re Define, della linea Redefine. Anche questa la proveremo, perché vi ho detto, non conosco assolutamente il brand. E poi la crema per il corpo all'orchidea body lotion idratante, sempre Jafra. Sono 200 ml di prodotto. I prodotti che mi hanno più entusiasmato in realtà sono della linea Royal, e sapete che quando io sento Royal non capisco più niente, quindi significa miele, significa polline, vado a nozze. E quindi cosa c'era dentro? Gentle Cleansing Milk della linea Jafri Royal Jelly per tutti i tipi di pelle, un detergente deve essere super super delicato. Sono 125 ml di prodotto. Poi dentro c'era la Micro Polish Mask, Volcanic Micro Polish Mask, sempre della linea Royal Jelly. Super super curiosa. Sono 100 ml di maschera. Poi c'è il siero, siero perfezionatore. Italiano non lo trovo neanche. Per tutti i tipi di pelle, siero perfezionatore dei pori con vitamina A, sono 30 ml di prodotto. Vedete, sono prodotti proprio in incelofanate per mattina e sera. E poi c'è anche la crema viso, sempre rivitalizzante, Longevity Cream della linea Royal. Contentissima e contentissima. Non so se l'ho già detto. Poi dentro ci sono anche dei prodotti make-up come Mattifying Primer, quindi un primer per il viso opacizzante, base trucco insomma, e appunto in gel, aiuto. E poi c'è un ombretto, no, base per ombretto, no, è proprio un ombretto lilla. Secondo me sono dei prodotti che si vendono porta a porta, non lo so, però non l'ho mai sentito. Luxury Eyeshadow Code, sempre della linea però Royal, quindi all'interno c'è la papa reale, il miele, eccetera. Ha questo packaging e devo dire che i colori non sono per niente male, potrei anche sfruttarla da viaggio. Una profumazione molto gradevole. E l'ultimo prodotto è questo Luxury Lipstick, sempre della Jafra, nella colorazione Spiced Plump. È stato molto carino. E adesso che ci penso, mi ricordano un po' quelli di Guerlain. Guardate anche il packaging, stupendo. Intanto, come cavolo ti apri adesso? Io lo sto aprendo insieme a voi. Boh. Il bello dei vlog è proprio questo. Ah, bisognava tirare, cioè il pack ha il suo perché. Questo è il colore molto scuro, quindi probabilmente sa di cioccolato. Per l'inverno va più che bene, perché utilizzo proprio queste tonalità. Mi rendo conto che l'inquadratura è un po' cheap. Io sono vestita proprio cheap cheap. Però, raga, ci vuole anche un po' di vita reale. E ho finito, e sono saltati fuori i campioncini, appunto, che mi hanno dato in farmacia. Mi hanno dato l'Ipicaro Ray al 10%, il latte corpo.
mi hanno dato Anti-Age Correct SPF 50 della Roche Posay che ho utilizzato, è molto buona, e poi un dischetto struccante rilavabile super morbidoso della Lirac. E questi sono stati appunto i prodottini che ho comprato e gli omaggini che ho ricevuto, che ringrazio tantissimo. Io sono curiosissima soprattutto della linea skin care, quindi ho 4 prodotti da utilizzare, da godermi proprio con Royal dentro, cioè non c'è nulla di meglio, poi siere ci vado a nozze. E nulla, per ora siamo appunto giunti al termine di dimostrazione delle cose. Adesso vado a darmi una sistemata, mi rilasso, mi bevo un caffè, faccio 2 coccole e la peste. Poi oggi ho in mente anche di girarvi un paio di video, se riesco, uno sicuro. Se riesco anche 2, perché non voglio lasciare troppo scoperto, perché poi sono 2 settimane proprio in ferie. E nulla, intanto fatemi sapere se conoscete questi prodotti, io sono curiosissima, per me è veramente un'assoluta novità, io non ho mai sentito nominarlo. E nulla, quindi ci rivediamo alla prossima. Vi presento Gatto Verisure. Consuma pochissimo, se non delle crocchette, e dell'umido molto buono. Segue il vicinato, non le sfugge mai niente. Vero pupi? Fa vedere quanto sei cresciuta. Bellissima. Prendo un po' d'arietta, intanto tiene d'occhio. Vero? Tra l'altro quest'anno ci sono un sacco di cavallette e anche qualche locusta. Non so cosa è successo, però va bene. Sei super cresciuta, la mia ombra. Sei contenta che tra un po' andiamo al mare, patatina? Sì, tra un po' andiamo al mare. Ovviamente la pupi viene con me al mare, alza la sua valigina, con la sua lettiera, vero, con il suo cibo. Ed è pronta anche lei, ormai non ne può più neanche lei dal caldo, vero amore? Bellissima. Buongiorno ragazzi e ragazze, benvenuti nella continuazione del vlog. Mi ci vorrebbero giornate di 48 ore, ma la situazione è questa. Vi ricordate la mia valigia beauty di camomilla? È piena strada, sembra che devo andare in guerra, e quindi quel beauty lì, che è beauty skincare, che ho dovuto fare una cernita, andrà nella valigia grande. Intanto vi mostro velocemente cosa contiene appunto questa mini valigia beauty case, perché sono tutti prodotti che vi ho mostrato di recente, quindi non vi sto qui a farveli vedere tutti nel dettaglio. Allora, la valigia aperta è questa, e qui subito troviamo il kit di sopravvivenza che io ho messo appunto in questa pochette di Nuxe. Qua troviamo gli assorbenti, i Tampax e le lamette, non ve li sto qua a farvi vedere, ma comunque si vede. E in questa invece pochette di The Bridge, che avevo trovato in un cofanetto di Colistar, all'interno troviamo il kit di sopravvivenza e medicine, quindi c'è di tutto, Brufen, tutte le medicine del caso, Voltaren, eccetera, per mal di testa, dolore articolare, eccetera. Poi contiene 2 scomparti, andiamo ad aprire il primo scomparto, voilà, dove troviamo una pochette dove all'interno c'è spray protettore della Vileda 100 ml, mousse per i capelli e shampoo secco. E qua troviamo appunto i prodotti di Birocco, non so perché mi viene sempre da dire Brocco. E qua all'interno troviamo appunto il tanning oil, quello che vi ho mostrato anche l'altra volta, ragazze e ragazzi. Aloe vera gel, allora questo è un olio appunto abbronzante. Poi troviamo il doposole con all'interno l'aloe, un piccolo doposole loro che mi avevano dato in omaggio, un altro olio gel abbronzante, questo è al cioccolato. Pupi, vieni qua, avevo chiuso l'armadio quindi fa la matta. E poi troviamo anche la crema abbronzante. Io mi porto dietro tutto il kit e poi
vediamo che cosa utilizziamo. Chiuso questo kit, qua all'interno troviamo appunto l'aloe spray, body spray di Balea, insomma con l'aloe vera per viso e corpo. Io l'ho preso per rinfrescarmi in spiaggia, anche se con il mio grande dispiacere ho notato che contiene all'interno l'alcol denaturato, quindi è indicato per portarselo in spiaggia, però con questo alcol non lo capisco. Poi mi sono portata lo scrub corpo levigante della Clinians, perché ovviamente bisogna andare a sfogliare la pelle, e un detergente intimo piccolo di Uriage, perché memore di aver lasciato un altro detergente lì al mare, in caso ho le farmacie lì vicino scenderò giù e lo acquisterò, però questa è la mia garanzia e quindi ovviamente è andato in valigia. Come vedete non è molto spaziosa, perché basta mettere questa pochette e queste tre cose e siamo già praticamente al completo, figuriamoci se ci stava quella trousse lì. Andiamo a vedere l'altro scompan. Ovviamente in questa trousse non vedrete i dentifrici, perché ho ordinato due kit di mini spazzolino, mini dentifricio che mi dovrebbe arrivare domani. Se riesco ad accorpare quel pezzo lì per farvi vedere gli arrivi da Amazon, comunque quelle due cose andranno appunto qua dentro. Poi andiamo al secondo scomparto e qua troviamo i solari e prodotti dopo sole. Qua troviamo i cotoncini dischetti, quelli piccoli, perché quelli grandi in caso potrò andare ad acquistare da più me che ho vicino. Lo stick solare di Lirac Sonissime. Come solare mi sono portata Lirac l'olio solare setoso SPF 30 per me, guardate la matta, poi SPF 50 di Vichy Acqua Soleil con beta carotene per Matteo, perché lui si scotta più facilmente, e un tubazzo che mi era rimasto dall'anno scorso bello sigillato di latte solare SPF 30, che in caso io non lo finissi lo lascerò comunque a mia madre, che poi ritorna al mare dopo di me. Come dopo sole ho preso questo di Colistar che vi ho fatto vedere, spray dopo sole bifase con aloe vera, e poi troviamo i prodotti per i capelli. Ovviamente quest'anno ho scelto la linea di Diego Dalla Palma, quindi doccia shampoo, due prodotti in uno, quindi non mi sono portata il bagnoschiuma, ma questa qua è andata sotto le coperte, ma in caso mi servisse acquisterò lì. Quindi doccia shampoo, lo spray per i capelli Sun Milk da portare appunto in spiaggia, no, questo è il leave-in, da utilizzare dopo lo shampoo, prima dell'asciugatura, la maschera per i capelli riparatrice e poi l'olio illuminante capelli da utilizzare sia in spiaggia per tenerli nutriti, sia poi come olietto finale. Sono super super curiosa di sapere come sono questi prodotti. E poi qua sotto troviamo la carta igienica della Fria e le salvettine umidificate, mille usi che serviranno. Non ho la pochette per i solari perché appunto domani sera vado da Matteo, recupero la mia pochette con altri due solari che sono quasi alla fine, che lo ultimerò in vacanza. Comunque la pochette termica di Miamo, come vedete anche qui non c'è tantissimo tantissimo spazio, infatti si mettono tre cose in croce ed è già pieno. Qua è già tanto se ci stanno queste due pochettine e il gioco appunto è comunque fatto. Devo dire che è super super capiente. Adesso vi faccio vedere invece la trousse skin care, che sbaglio sempre l'apertura, è qui, è molto comoda, impermeabile, intanto guardate quella matta lì cosa fa sotto le lenzuola. Allora, che cosa mi sono portata? Vado a random, ragazze, il trattamento dopo sole di Lirac, che sono anni che lo utilizzo e sempre mi piace. Mi avete detto che la nuova versione non è così buona come quella vecchia, però vedremo.
Poi ho portato Sun Secret, maschera viso dopo sole in gel, che ovviamente farò tutte le sere perché starò spiaggiata per una settimana. Come detergente oleoso da utilizzare solo sul viso ho portato questo di Evelum, che a me non piace perché è abbastanza mentolato, però come detergente oleoso per togliere la protezione solare o comunque una coccola in più sul viso non mi dà assolutamente fastidio. E come detergente delicato questo di Dermalogica, che è a metà, quindi lo porterò per ultimarlo al mare. Come tonico mi porto l'acqua di bellezza di Caudalie, che è super rinfrescante, multiuso e piace molto anche a Matteo. Oppure ho anche questi toni, dischetti imbevuti di tonico di Yada all'acqua di cactus, che avevo già provato in full size e sono molto molto buoni. Poi ho preso anche una mini taglia di Tribalm, un balsamo 3 in 1 che avevo in giro per casa, da utilizzare magari per struccare gli occhi se mi porto mascara, trucco eccetera. Io comunque vi dico già, porterò solo un mascara e non amo truccarmi molto. Come trattamenti, come detergente, scusate, ho anche questa mini taglia di CeraVe Cream to Foam, l'ho messa lì, e anche questo detergente oleoso di Aderma. Poi come trattamenti mi porto dietro il mio acido ialuronico di Teramid, che amo tantissimo, di cui ve ne ho già parlato, sono a metà quindi lo voglio utilizzare. Come siero alla vitamina C da utilizzare la sera porto questo di Nuxe, perché non voglio aprire un altro nuovo. Poi ho l'acqua micellare di Polar, che avevo già utilizzato quando sono andata via, mi sono trovata bene, non è male. Come contorno occhi, sempre questo da finire Beauty of the Zone, con all'interno il ginseng e il retinolo da utilizzare la sera. Io l'ho utilizzato tutta l'estate, problemi non mi ha dato, come potete vedere manca poco, quindi lo finiremo. Contorno occhi da giorno sempre di Transparent Lab, che potete trovare su Niche Beauty Lab, Soothing Eye Serum, con il quale aiuto mi trovo molto bene ed è quasi finito, quindi lo porto avanti. Ho preso anche queste capsuline di Q10 di Balea, che sono estremamente rigeneranti, sono ottimi secondo me da portare al mare dopo l'esposizione solare. Poi ho preso Ultra Facial Overnight Hydrating, Rehydrating Mask, ovviamente se necessito di qualcosa di più strong, con 10,5% di squalane al mare. E come trattamento idratante ho preso questo di Vichy Mineral 89, la crema ricca, che a me piace tantissimo, io la sto utilizzando tutte le mattine e voglio continuare appunto ad utilizzare. Come vedete anche il beauty non è stato, non so cosa ci fa questo contorno qua, non è stato molto 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 ricco, perché appunto non mi voglio portarlo a casa, anche se mi sembra ancora di partire in guerra. Come trucco non vi mostro niente, perché mi porto dietro solo il mascara, e questo è il mio beauty da viaggio per 2 settimane al mare. Non chiudo qui il vlog, perché appunto domani, quando mi arriveranno le cose che ho ordinato su Amazon, quindi quei 2 kit dentifrici super interessanti da mettere nella valigia, ho anche un altro prodottino, così ci salutiamo e magari mi vedete anche sul viso, perché qui c'è la pupita. Mi sembrava un po' più semplice mostrarvi così il beauty, così vedete anche come l'ho organizzato. E nulla, fatemi sapere se anche voi vi portate la casa quando andate appunto in giro. Eccoci qua ragazzi, bentornati nella continuazione del vlog. Mi faccio vedere perché voglio approfittare appunto di salutarvi. Quello che aspettavo da Amazon erano veramente 2 cacate. Dentifricio da viaggio di Elmex, kit da viaggio, dentifricio sono fusissima, kit da viaggio, quindi dentifricio e spazzolino della Elmex per Matteo, e per me ho preso la Forsan, che ha una scatolina praticamente portabile, che è molto molto comodo, perché tutte le volte che vado al mare mi dimentico. E poi su Amazon avevo anche acquistato questo superfood, Body Superfood Glow Boosting Cream per pelle secche, molto secche, alla vitamina C,
con 97% di ingredienti naturali, mango e vitamina C. Mi ispirava tantissimo, è da un po' che guardo le creme corpo di Garnier, appunto. E fatemi sapere se le avete provate. Poi mi sono accorta che mancava appunto nella valigia, tanto le più attente mi diranno, il deodorante. Vado a mettere dentro anche il deodorante della Nivea, il mio in crema amatissimo. Poi si sono aggiunte due cose di beauty di Matteuccio, quindi Hugo Boss, il suo profumo, e la sua schiuma da barba con la metà messa. Queste erano le ultime cose che vi volevo far vedere. Io finalmente stacco, quindi vi auguro un buon proseguimento, un buon Ferragosto, spero che stiate tutti bene, passate delle buone vacanze, chi deve ancora andare in ferie come me, chi invece è stato, mi dispiace, ma tocca a noi. E se volete comunque comunicare con me, eccetera, mi troverete su Instagram, che lì ci sono sempre, condivido sempre foto, il mare, eccetera, soprattutto i costumi. E nulla, io vi mando un grandissimo, grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima.